sequestro per equivalente di beni per 13 milioni di euro ad una ditta di Pomigliano d'Arco operante nella commercializzazione di pneumatici. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Casalnuovo. Si sono svolti questa mattina a Catanzaro i funerali del magistrato Federico Bisceglie, grande partecipazione di cordoglio per il magistrato che era stato in servizio alla Procura di Nola. In Campania Vincenzo De Luca vince con il 52% dei consensi le primarie della coalizione di centro-sinistra. Ad Angri per le elezioni amministrative di maggio prossimo presentata la coalizione a sostegno di D'Ambrosio. In dirittura d'arrivo la costituzione del lato 3 per la gestione associata del servizio rifiuti per 58 comuni dell'area metropolitana. Questi i titoli principali, a tra poco dopo la pubblicità. Vivere una favola spesso è più semplice di quanto sembra. Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiana. Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare. All'interno, le sale accoglienti e curate. E per le tue feste di compleanno, la discoteca, musica, luci e colori, per serate all'insegna del divertimento. Un giorno, un evento, il vostro. A Nola, villaminieri.it. Buonasera e ben ritrovati. Apriamo questa nuova edizione parlando dell'operazione seguita dalla Guardia di Finanza di Casalnuovo e che ha portato al sequestro per equivalente di beni per 13 milioni di euro ad una ditta di Pomigliano d'Arco operante nel settore della commercializzazione di pneumatici. Il servizio. Ipotesi evasione fiscale per una società di Pomigliano d'Arco. I finanzieri della compagnia di Casalnuovo avrebbero accertato a seguito di indagini contabili un'evasione di 13 milioni di euro tra imposte dirette ed IVA. I dati raccolti dai finanzieri sarebbero riferiti al periodo 2009-2011 ed avrebbero evidenziato una doppia contabilità, quella ufficiale sulla quale venivano regolarmente versate le imposte e un'altra occulta, una contabilità parallela nascosta nel server di un computer in uso alla società. Le fiamme gialle avrebbero evidenziato anomalie anche per le giacenze di magazzino. La Procura di Nola ha emesso un provvedimento di sequestro di beni per equivalente per la somma considerata oggetto dell'evasione. Sigilli a 52 appartamenti ubicati tra le province di Napoli, Caserta e Cagliari, 4 automezzi e quote societarie. Il provvedimento ha interessato i beni intestati al legale rappresentante della società. Convocato per venerdì 7 marzo alle ore 10 il Consiglio Comunale a Pompei. Tra i capi all'ordine del giorno la presentazione della nuova giunta e il subentro del consigliere Pasquale Bitulano che succede al consigliere Raffaele Marra nominato assessore. L'approvazione del regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche, elettive e di governo. Sul tavolo anche il regolamento per la disciplina delle videoriprese e della trasmissione delle sedute di consiglio comunale. Infine in discussione il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Si sono svolti questa mattina nella Basilica dell'Immacolata a Catanzaro i funerali del magistrato Federico Bisceglie. Grande partecipazione di cordoglio per il magistrato che era stato in servizio nella Procura della Repubblica di Nola e attualmente era procuratore aggiunto nel Tribunale di Napoli Nord. Ce ne parla Pinalba Pandico e Gianni Amodeo. Celebrati nella Basilica dell'Immacolata a Catanzaro i funerali di Federico Bisceglie, il magistrato morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la Salerno-Reggio Calabria, all'altezza di Castrovilla in provincia di Cosenza. Nell'impatto è rimasta ferita anche una donna che è stata portata subito all'ospedale di Cosenza. Entrambi erano a bordo di una Lancia K che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con le barriere laterali in un tratto rettilineo. Non interessato da lavori di ammodernamento, l'auto finiva fuori strada dopo alcuni testacoda. Sul luogo del tragico incidente intervenivano gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, oltre che il 118.
al rito officiato da Don Pasquale Tiriolo, commossa e grande partecipazione di gente comune, oltre che di magistrati e rappresentanti delle forze dell'ordine pubblico. Nell'omelia, Don Pasquale Tiriolo ha dato risalto alla personalità solare di grande umanità con cui si caratterizzava Federico Bisceglia, impegnato nel lavoro di magistrato con grande spirito di dedizione e abnegazione. Nel percorso professionale recente, Federico Bisceglia, appena 42enne, è stato impegnato in inchieste su Terra dei Fuochi, sugli appalti per la Coppa America e sulla morte della piccola Fortuna Loffredo nel Parco Verde a Caivano. Sulle modalità dell'incidente in cui il magistrato ha perso la vita si sollevano intanto lunghe ombre di dubbi e perplessità. A sollevarle sono il medico Antonio Marfella, uomo di punta dell'Associazione Medici per l'Ambiente, e l'avvocato Angelo Pisani, presidente dell'ottava municipalità. È stato un magistrato di frontiera, ma senza apparirlo, Federico Bisceglia, rifuggendo da improprie e indebite ostentazioni, con lo spiccato senso del rigore e della discrezione che è connaturato e intrinseco al delicato e impegnativo esercizio professionale della funzione di pubblico ministero. Un tratto con cui si distingueva negli interventi che lo hanno visto proficuamente impegnato in pubblici convegni svoltisi nell'area nolana, promossi da associazioni e civiche amministrazioni sulle problematiche delle criticità ambientali, sulla sicurezza nel lavoro, sulla regolarità funzionale degli opifici e delle aziende nelle aree industriali e sulla piaga dell'abusivismo edilizio. E quello di Federico Bisceglia è stato costantemente un contributo di conoscenza e di scienza sia giuridica che legale, con cui i convegni si arricchivano di interesse e di qualità nei significati. Gli anni della prima parte del trascorso decennio, quando il magistrato, poco più che trentenne, era in servizio nella procura di Piazza Giordano Bruno, coordinata da Adolfo Izzo, sono stati di particolare importanza per mettere a punto le strategie con cui contrastare le ecomafie e il loro elevato tasso di pericolosità come di corruttela verso le stesse istituzioni. Strategie di Stato mirate sia sul versante dell'attenzione sociale e politica come su quello della innovazione complessiva della legislazione, ancora ferma a contrastare con semplici e banali sanzioni amministrative le azioni contro l'ambiente. In questo contesto si inserisce l'inchiesta Terra Mia, la cui titolarità, affidata proprio a Federico Bisceglia, è sviluppata in stretta sinergia con i militari del Corpo della Guardia Forestale di Stato dell'area nolana, segna il punto di svolta e di scoperta delle operazioni criminose con cui il territorio è stato devastato con l'occultamento e l'interramento dei rifiuti in quella che è stata tra le più fertili pianure d'Europa, la piana di Bosco Fangone, per intenderci, in grado di procurare fino a 4 raccolti nel ciclo annuale per le produzioni orticole di eccellenza. A Pozzuoli si terrà mercoledì 4 marzo la cerimonia di avvicendamento al comando logistico della Marina Militare. L'evento si svolgerà nel piazzale del comprensorio di Nisida, dove l'ammiraglio ispettore capo Stefano Tortora cederà il comando all'ammiraglio di squadra Donato Marzano. Alla cerimonia presenzierà il vertice della Forza Armata, l'ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi, nonché le massime autorità civili e militari della città partenopea. Parliamo ora di politica e precisamente delle primarie della coalizione di centro-sinistra che si sono svolte ieri in Campania e che ha visto l'eclatante affermazione di Vincenzo De Luca per la designazione della candidatura a presidente della regione Campania nelle elezioni di maggio prossimo. Sconfitta per l'europarlamentare Andrea Cozzolino, mentre il socialista Marco Di Lello ha raccolto consensi per una candidatura di testimonianza. Ce ne parla Gianni Amodeo. Il giorno dopo è quello dell'abbozzo di bilancio per le primarie con cui la coalizione di centrosinistra si è misurata con se stessa e con quella parte di elettorato di riferimento maggiormente fidelizzato, con spiccati profili di identificazione con le proprie istanze. Un percorso che, al netto di rinvii, polemiche e rinunce di candidature, è stato un utile esercizio di democrazia e di partecipazione.
percorso che si carica delle ragioni per le quali vanno rimodellate e ripensate le modalità di elaborazione del discorso politico in generale rispetto agli schemi usuali dei partiti diventati gusci vuoti. Vincenzo De Luca ha prevalso nella corsa che lo opponeva all'europarlamentare Andrea Cozzolino, un'affermazione di consenso largo che ha premiato in De Luca l'esperienza di amministratore che ha cambiato il volto e il modo di essere di una città quale Salerno, come dire una carta di credito visibile e premiante al di là della dialettica verbale e verbosa. E su questa traccia l'effetto trascinante per De Luca è venuto anche dalle tortuose vicende giudiziarie al cui centro è venuto a trovarsi. Effetto trascinante che si è saldato con quello del sostegno delle aree interne della Campania. La candidatura di Marco Di Lello era sostanzialmente di testimonianza e di bandiera e la conferma che è venuta dalle urne è in proposito un segnale per il parlamentare socialista più che positivo. Cozzolino, lo sconfitto, ha accettato in pieno il valore delle primarie e nella conferenza informativa di quest'oggi ha tuttavia evidenziato l'esigenza di imprimere al Partito Democratico quella spinta innovativa che si registra in ambito nazionale ma non in Campania. E puntando l'obiettivo sulle elezioni di maggio ha chiesto la convocazione della direzione regionale per affrontare il nodo delle alleanze sia a destra che a sinistra del Partito Democratico. E dopo la giornata di ieri ha affermato Cozzolino: spero che finisca la vulgata su di me come uomo dei cinesi o di potere. La verità, ha concluso, è che sono un combattente e continuerò a interpretare il mio impegno politico con passione e determinazione. Gli italici ed il mito della madre terra è il tema dell'evento organizzato dal Centro Studi Erich Fromm in collaborazione con il Circolo Nautico Posillipo. L'evento, che si terrà mercoledì prossimo alle ore 17 presso il Salone dei Trofei del Circolo in via Posillipo, è a cura di Gherardo Mengoni con l'introduzione di Giuseppe Boccarello. Previsto l'intervento musicale del maestro Ciro Vinci al pianoforte, accompagnato dalle percussioni e voce di Domi della Vecchia. L'incontro partirà con l'indirizzo di saluto di Silvana Lautieri, presidente del Centro Studi Erich Fromm. Giuseppe D'Ambrosio e la sua coalizione in una gremitissima sala del combattente. Cinque liste civiche si sono schierate a fianco del medico cardiologico per cercare di dare una svolta al governo della città. L'ex sindaco Postiglione presenziato all'evento, seguiamo il servizio. La politica è diventata una questione di cuore. Ancora un cardiologo scende in campo per proporsi alla guida della città. Ancora un medico per curare le malattie croniche della comunità dopo l'esperienza di Giuseppe Lamura di 7 anni fa. Giuseppe D'Ambrosio si è presentato, lo ha fatto la prima domenica di marzo in rappresentanza di quella primavera e quel rinnovamento che deve interessare Angri e i suoi stanchi cittadini. Anni di cattive amministrazioni, anni di errori e mancate occasioni, anni di fondi europei perduti e non sfruttati, anni di appiattimento istituzionale intervallato da gestioni commissariali e cicli amministrativi da cancellare. Colpe da dividere equamente tra gli attori della politica cittadina che hanno portato al governo del sindaco uscente Mauri. Una città consegnata attraverso una resa incondizionata. Ora si riprova. La società civile della destra angrese si è presentata con una coalizione di 5 liste civiche coalizzate intorno ad Ambrosio, con i partiti ancora dietro le quinte in attesa di ritrovare intese dopo le critiche e gli attacchi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. Una coalizione benedetta da Umberto Postiglione, ex sindaco di Angri e prefetto con alti incarichi a Roma. Presente anche Antonio Squillante, direttore generale dell'ASL, politicamente legato a Fratelli d'Italia. Veramente è stata una bella risposta, e una grande dimostrazione di affetto. E questa è anche la prova del fatto che in questi 2 mesi abbiamo lavorato molto molto bene. E gli abbiamo messo su un progetto credibile, un progetto forte, come valida alternativa all'attuale amministrazione della nostra città. Progetto forte che passa attraverso l'impegno di 5 liste civiche. Sono scese in campo ben 5 liste civiche, fatte da persone, per gran parte da persone della società civile, che hanno deciso
come me di scendere in campo per un cambiamento, perché ora è tempo di cambiare. Al di là delle civiche, stamattina in sala tanti personaggi di spicco della politica locale, rappresentanti delle istituzioni sovracomunali. Sì, infatti, io credo che nei prossimi giorni ci saranno delle sorprese, perché è molto probabile che alla mia candidatura la mia candidatura verrà appoggiata anche da alcuni partiti. Ecco, il ruolo dei partiti: si era partiti inizialmente tenendo fuori alcuni partiti del centrodestra, c'è questa possibilità di recuperare il dialogo con Fratelli d'Italia e Forza Italia? Ma in realtà il dialogo c'è sempre stato e credo che nei prossimi giorni ci saranno delle sorprese. Oggi una bellissima presentazione qui alla Sala Ex Combattenti per il nostro sindaco, grande affluenza devo dire, grande partecipazione, per noi è una grande soddisfazione perché significa che la politica si riavvicina al cittadino. Ecco, il messaggio che è passato questa mattina dall'intervento dei vari coordinatori delle liste è quello di riportare la normalità ad Angri, di scardinare un sistema clientelare che si è radicato sul territorio. Certo, noi riteniamo di rappresentare il rinnovamento, di un cambiamento generazionale. Anche l'età stessa del nostro candidato a sindaco, ma l'età media della nostra coalizione, che è una coalizione giovane e intermedia, vuole essere un anello di congiunzione tra le generazioni meno giovani, per così dire, e quelle più giovani. Siamo, come ha detto il nostro candidato, la generazione degli anni 70, vogliamo riappropriarci del destino della nostra città, pensiamo che Angri meriti di meglio e adesso ora è tempo di cambiamento. Una festa della donna dedicata alle più giovani con un testimonial d'eccezione, la Presidente del Tribunale di Napoli Nord, Elisabetta Garzo. 8 marzo delle bambine e delle adolescenti è l'evento che l'UNICEF e la Versa Normanna organizzano in occasione della prossima gara interna con il Martina Franca in programma venerdì 6 marzo alle ore 19.30. Le squadre e la terna arbitrale scenderanno in campo accompagnate da 25 bambine che indosseranno la maglia UNICEF, mentre oltre 40 faranno da corridoio esibendo striscioni dedicati al mondo dell'infanzia. Saranno 58 i comuni dell'ex provincia di Napoli, attualmente area metropolitana, a costituire l'ambito territoriale ottimale 3 per la gestione associata e il servizio rifiuti. Il sindaco di Casamarciano Andrea Manzi, incaricato della stesura della bozza finale dell'importante documento. Seguiamo il servizio. Passi conclusivi per il varo dell'ambito territoriale ottimale 3, a cui afferiscono 58 comuni dell'ex provincia di Napoli, con Torre del Greco ente capofila, mentre Ciro Borriello, sindaco della città del Corallo, presiede la conferenza d'ambito, organo di programmazione e di indirizzo. I passi conclusivi del varo operativo del lato 3 per la gestione del servizio rifiuti nei 58 comuni si rapportano alla stesura definitiva della bozza di convenzione per la quale è incaricato l'avvocato Andrea Manzi, sindaco di Casamarciano e presidente del tavolo di coordinamento per l'emergenza ambientale dell'area nolana, lato come previsto dalla normativa regionale del gennaio del 2014, sovraintenderà alla gestione associata del ciclo dei rifiuti nelle comunità associate, in stretta correlazione con le disposizioni comunitarie europee. I servizi associati riguarderanno lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, l'avvio e la commercializzazione, nonché la realizzazione degli impianti di trattamento, il recupero e il riciclo dei rifiuti. Il testo di bozza su cui si pronuncerà la conferenza d'ambito recepisce le indicazioni dei sindaci dei comuni delle aree coinvolte, da quella nolana a quella stabiese, da quella flegrea a quella della penisola sorrentina e Capri. Obiettivi condivisi: la diversificazione delle tariffe, il miglioramento della differenziazione, lo stop alle consulenze a pioggia e, aspetto innovativo, la certificazione dei rifiuti. E con questo è tutto, finisce qui la nostra edizione di Video Nona Notizia, grazie per essere stati con noi.
A tutti gli sposi, offerte eccezionali da Tufano Arredamenti. Camera completa con letto contenitore a 990 euro. Parete moderna, vari colori a 649 euro e parete attrezzata a 949 euro. Cucina 3 metri lineari con elettrodomestici classe A, euro 1250. Cucina componibile metri 3,60 completa di elettrodomestici classe A, ad euro 1890. Vetrina a 1590 euro. Tavolo allungabile fino a 2 metri a 249 euro. Madia moderna a 299 euro. Divano letto Doris a 649 euro. Divano angolare a 1090 euro. Camera contemporanea a 3490 euro. Inoltre, per acquisti superiori a 2000 euro, weekend per due persone presso il complesso turistico Villa Verde Eventi. Tufano Arredamenti, 10.000 metri quadri di convenienza, a Saviano, in Piazzale Ferrovia.